Siamo qui per smuovere l'immobilismo che regna sulla sanità calabrese e cosentina in particolare. Abbiamo chiesto da tempo al commissario di provvedere ad alcuni atti, ma ad oggi ancora nulla. È l'appello lanciato da Mario Chiuto, sindaco di Cosenza, che ha chiamato a raccolta i primi cittadini del territorio in un sit-in davanti il pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata. All'appello hanno risposto numerosi primi cittadini che chiedono lo sblocco del turnover e l'assunzione di personale, la riconversione del centro vaccinale dell'esercito in ospedale da campo e l'apertura dei posti Covid e i posti di terapia intensiva, come previsto. Qui abbiamo una situazione ormai che definirei tragica per i cittadini che hanno questi disservizi e che quindi rischiano sulla propria pelle. Abbiamo assistito anche ad ambulanze in coda con persone che sono addirittura decedute all'interno delle stesse ambulanze mentre sostavano davanti al pronto soccorso. Quindi l'ospedale Hub di Cosenza che dovrebbe avere 709 posti ne è in realtà 450. Di questi 450, 150 sono stati utilizzati adesso per il Covid, quindi ovviamente a svantaggio di tutte le altre patologie. E noi come enti locali quello che chiediamo è di dare il nostro contributo. Siamo molto amareggiati perché la Regione continua ad ignorare la possibilità di un contributo che possa aiutare a risolvere i problemi da parte dei comuni, dei sindaci, dei presidenti delle province e degli enti locali. Nelle altre regioni il tavolo tecnico istituzionale ci sono i rappresentanti degli enti locali che fanno parte a pieno titolo di quelle. I sindaci hanno più volte mandato il loro SOS al ministro Speranza, speriamo di poterlo sentire attraverso i canali dell'ANCI calabrese. Buona l'iniziativa messa in campo dal sindaco Chiuto, il sindaco della provincia, della città capoluogo di provincia, con la fascia tricolore chiama i sindaci e noi siamo qui a sostenere la battaglia dei cittadini della provincia di Cosenza e della nostra regione. Però cominciamo ad utilizzare veramente le risorse che abbiamo nella nostra regione. Mentre era in corso il sit-in dei sindaci della provincia, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, il senatore Nicola Morra, è entrato all'interno del pronto soccorso del nosocomio per una visita nel reparto da settimane sotto pressione per la crescita dei contagi. Al termine del blitz, il presidente Morra ha utilizzato un'uscita secondaria per andar via, evitando di incontrare i giornalisti che seguivano la manifestazione.